Adesso sono guai. Chi sei? Mamma te! No, ma se poi ci pensi a spiegargli tutto. Ma che cosa mi devi spiegare? È palese quest'uomo in camera mia mezzo nudo. Allora Luca, ti senti rigenerato dopo questa bella doccia? Sì, io bene, tutto bene. Oh, qui si mette male. Mattina! Cuoricini, sopra c'è l'autostoppista, l'avete visto nel video precedente, si sta facendo la doccia e si è spaccato la testa, insomma, potete vedere tutto nel video precedente. Ma che c'hai con quella faccia? Che fai Martina, ma che c'ha la zia Lori? Secondo me sei innamorata, bla bla bla. Ma che innamorata, Marti, che dici? Però è bellissimo. Bellissimo, un corno, bellissimo. Allora, innanzitutto è sopra in bagno che si sta facendo la doccia. Adesso aspettiamo che esca. Saliamo sopra e vediamo se si ricorda qualcosa. Perché ci ha detto che si chiama Luca. Ma non sappiamo il perché questo ragazzo era in mezzo alla strada di notte. Comunque, saliamo, andiamo, Martina, saliamo. Andiamo a vedere che se si è finito, dai. Andiamo. Zia Lori? Sì? Wonderful. Questa mamma ti pazza. Mi ha investito. Ma capisco niente, ricordo. Oh wow. Io sono molto stanco. Ora a dormire. Vieni Martina, andiamo a controllare questa Luca che sta facendo in bagno, che è da tre quarti d'ora là dentro. Io avevo detto gentilmente di farsi una doccia, ma tre quarti d'ora, Sì mamma, effettivamente è da un po' che ho chiuso là dentro. Andiamo a vedere. Aspettate, ci vado io. No, tu ci vado, che ci vado io, ci vado io. E che? E vuoi vedere che papà salvo? Ci vado, papà salvo. E certo, e adesso che cosa penserà? Andiamo. Oh, adesso sono guai. Andiamo a vedere se papà salvo, andiamo. Mamma mia, ti ho dimenticato le chiavi, sono io! Papà salvo! Sì, un attimino! E adesso come facciamo? Che là sopra c'è questo ragazzo, che cosa gli dico? Mamma mia! Ah, un attimo! Ma non ci crederà che ho vestito una persona! Vestito una persona e te la porti a casa! Sto morendo di freddo! Sì, arrivo! Intanto andiamo, facciamo finta di niente! Chiudiamo quel cancello e facciamo finta di niente! E se sale? Noi lo facciamo scendere! Adesso vediamo! Sì, ti sto aprendo! Sì, mi sto aprendo! E adesso che mi invento! Cuoricini, lasciate almeno 2000 like a questo video, così almeno mi verrà in mente qualcosa. E quanto ci vuole per entrare? Ma io non lo so, ma 2 ore, ma sto morendo di freddo! Era questa chiave, non riuscivo a trovare la chiave, allora mamma, come va? Ma come deve andare? Dai, mamma ti, per favore, con questo freddo là fuori, mi sono dimenticato le chiavi e mi ha lasciato di fuori, come sempre! Ciao a tutti, io adesso salgo, mi devo fare la doccia, sto puzzando. No, non è possibile. Perché si è otturato il bagno sopra, oggi niente doccia. No, ma come si è otturato il bagno, non me lo dici? Non te l'ho potuto dire perché è appena successo. No, io mi devo fare la doccia, no, mi devo fare la doccia. C'è l'acqua pure fredda, quindi non posso. Ma non mi interessa, mi devo lavare perché sono stato a lavorare tutto il giorno con gli stessi vestiti. Non è possibile, mi dispiace. Mamma mia, ascolta, non iniziamo sempre con le solite storie perché io devo per forza andarmi a lavare. Vabbè, comunque, anche se non li posso fare la doccia, salgo su e almeno mi cambio i vestiti. Almeno questo qui, fammi sapere. No, non è possibile, perché i vestiti sono tutti a lavare. Perché fuori piove, sono tutti bagnati, l'asciugamano, che pure è rotta. Io ho un guardaroba immenso, sì, vabbè, ma devo mettere un pigiama. Papà salvo, tu non puoi salire da sopra oggi, ok? Basta. No papà salvo, non puoi salire perché il bagno è occupato. Che cosa? Il bagno è occupato? Mamma di, che vuol dire il bagno è occupato? No, occupato nel senso che è occupato, che si è intasato, quindi è occupato dall'intasamento, dell'intasatura. Ascolta, non è possibile, non puoi salire. Mi devo andare a mettere il pigiama, posso andarmi a mettere il pigiama? Come devo fare oggi? Mamma di, fammi passare, no, io devo andarmi a lavare. Basta, no. Guarda, non mi interessa, fammi salire, va. Aiuto, sto salendo, e adesso, ragazzi. Ah! E tu chi sei? No, non possiamo vedere che cosa sta succedendo, andiamo.
tuo letto? Questo mio letto, questa è casa mia! Che cosa ci fai? Sono tutto, chi sei? Mamma di! No, no, tu tranquillo, io stavo dormendo, tuo letto, tranquillo. Ma perché sei nel letto mio e di mamma di? Alzati, forza, fuori, forza, alzati, alzati! No, no, io dormivo, basta! Non mi interessa, mamma di, vuoi salire? Testa spaccata! Testa spaccata, te la spacco io la testa, ma che stai dicendo? Mamma di, a me è investito! Ma che investito, mamma di! Aspettate, aspettate, posso spiegare tutto! Zia Lori, qui la situazione si fa veramente critica! Ah, ti ho beccato, l'ho beccato proprio ma... nel mio letto! Ma che cosa mi spieghi, mamma? Ma se poi ci pensi a spiegarli tutto? Ma che cosa mi devi spiegare? È palese quest'uomo in camera mia, mezzo nudo! Vai di là, ma che mezzo nudo c'ha l'accappatoio? Ma che accappatoio significa che si è fatta anche la doccia nel mio bagno? Allora, papà Salvo, adesso ti spiego come sono andate le cose. Sentiamo, vediamo. Allora, io ero per strada, ok? Che avevo comprato delle cose per il compleanno di Leon, che tra poco c'è la festa. Si è fatto tardi, Martina continuava a chiamarmi, poi il telefono non prendeva, era tutto buio, mancavano le luci. Boom! Questo qui mi si è messo davanti alla macchina che chiedeva l'autostop e io l'ho investito, ma meno male che camminavo piano. E quindi, diciamo, gli ho dato una botta, l'ho preso, però in modo lieve. Ora, vieni qua Luca, vieni, perché così si chiama, vieni, vieni, siediti qua. Allora, adesso Luca non si ricorda niente, non si ricorda neanche che l'ho investito. Però io lo volevo portare in ospedale, ma lui non vuole andare in ospedale. Perché non vuole andare in ospedale? Papà Salvo, dobbiamo capire, ti giuro che è la verità. Ma secondo te io porterei mai un ragazzo così giovane a casa nostra, nel nostro letto, con i bambini a casa? Cioè, ma per quale motivo? Cuoricini, per favore, diteglielo pure voi che è andata proprio così e che lo potete vedere anche nel video precedente, ok? Ok, non capire, però ok. Vabbè, tu non capisci niente proprio, mai, giusto? Tu proprio sei andato, comunque, non ha importanza, questa è la verità. Mamma ti sta dicendo la verità. Effettivamente questa storia può anche avere un senso. Cuoricini, voi mi confermate che è successo questo qui veramente? Scrivetemelo nei commenti. Oh, finalmente ti sei convinto. Meno male. Yes. Aspetta però, ma allora perché si è fatto la doccia nel mio bagno e anche il mio accappatoio? Ma soprattutto, perché si è messo nel mio letto? Ah, e ci risiamo, e perché? Che cos'è il gioco del perché questo? Perché era stanco, ha sbattuto la testa, vedi che ancora c'è il sangue in testa? Ha sbattuto la testa e allora gentilmente poi è caduto per terra era sporco, si è sporcato tutto. E allora gli ho detto di andarsi a fare una doccia, avevamo questo accappatoio, se l'è messo. E probabilmente poi, essendo troppo stanco, perché non lo sappiamo da quale paese viene, non lo sappiamo, forse è americano, non lo so. Americano! USA! Okay. USA! Allora, ti ricordi di essere americano? Te lo ricordi che sei americano? Yeah. E non si ricorda perché qua, perché era in mezzo alla strada, non se lo ricorda. Comunque, sicuramente era stanco e si è riposato. Non gliel'ho detto io di venirsi a riposare nel letto. Io stavo proprio salendo per vedere se aveva finito di farsi la doccia, ok? Ma adesso facciamo una cosa, ok? Dobbiamo chiamare la polizia. Polizia? No, polizia no! Come no? Dobbiamo chiamare la polizia perché... No, polizia no! No, polizia no! Polizia no, qua questa situazione non mi convince. Scusa un attimino, ragazzo americano, come si chiama? Si chiama Luca. My name is Luca. Luca, scusa un attimino. Mamma T, vieni là, come on, mamma T, come on. Ma sei sempre te, ma che cosa hai combinato? Ma hai vestito uno, quindi ora passerebbe qua. Non so come lo raggiungo, la polizia magari questo qui è uno dell'America, ci bombardò la casa. Io lo so, ma mi dire male questa storia, io non ne voglio sapere niente. Stai calmo, adesso ci penso. Ascolta, io non ne voglio sapere, tu ora questo qui lo prendi e lo vai ad accompagnare dove l'hai preso, non mi interessa. Allora Luca, ti senti rigenerato dopo questa bella doccia? Sì, io bene, tutto bene, loro litigare, io levare disturbo. No, ma devi andare via, no, ma tranquillo, adesso troviamo un modo per farti dormire, no. Ti devi riposare, io no. Si mette male, iscrivetevi al canale, quali